Sindaco Brucchi, innanzitutto salva la casta, perché da questo conclave sicuramente non è uscito quello che noi diciamo da tempo, che 9 assessori sono troppi e che la città chiede una riduzione, perché una riduzione della spesa vera determina anche una riduzione del costo delle tassazioni che colpisce oggi le famiglie e il mondo produttivo. Nulla di nuovo sul fronte delle attività produttive, parliamo oramai, sentiamo parlare oramai da giorni di strade che cambiano il senso di marcia, cioè di un piano urbano del traffico che però noi non conosciamo, perché lui parla di strade, ma in realtà del piano urbano del traffico, che deve essere valutato nella sua globalità, e cioè di come vengono cambiati i sensi di marcia e come questo produce effetti sull'intera città e soprattutto tutto quello che riguarda il parcheggio, che riguarda le zone di traffico limitato, soprattutto con riferimento alla forte richiesta che viene oggi dal tessuto economico che è in difficoltà. Ecco, la globalità di una lettura di un piano non ancora abbiamo fatto, non lo conosciamo, non se ne è discusso, non è stato portato in consiglio, non l'abbiamo mai visto, sentiamo solo parlare di riduzione e limitazione di strade, ma non abbiamo una visione complessiva politica di quello che lui vuole fare della città. E faccio un esempio: quando si decise di cambiare dei sensi di marcia, come in circonvallazione di Ragusa, sono state uccise 10 attività produttive che oggi non ripartono più, nonostante sia stata riavviata al doppio senso quella strada. Quindi non si può improvvisare nelle scelte strategiche di una città. Sulla defezione? Sulla defezione è chiaro che ci sono dei mal di pancia, lo sappiamo, io spero che anzi questi aumentino, perché io credo che questa maggioranza debba prendere atto che la città non può andare avanti così, nel suo complesso e nella sua totalità, e quindi confido nel fatto che anche altri consiglieri abbiano un senso, provino un senso di responsabilità verso la città e diano dei segnali contro una politica assente vera per la crescita del tessuto economico della città, ma soprattutto per le famiglie.